Un sistema unico in Italia e in Europa, progettato per gestire procedure endoscopiche ad alta complessità ed eseguire contemporaneamente interventi di chirurgia mininvasiva. Sono queste le caratteristiche delle nuove sale inaugurate al Policlinico della Federico II di Napoli e allestite nel reparto di chirurgia endoscopica. Grazie a tecnologie all'avanguardia e agli innovativi sistemi di comunicazione in streaming e videoconferenza, è possibile tenere costantemente in contatto la sala operatoria con altre strutture in tutto il mondo. Il direttore del reparto, Giovanni De Palma. L'endoscopia chirurgica oggi è una parte di quella che è la chirurgia mininvasiva, si chiama normalmente oggi chirurgia transluminale, cioè noi operiamo attraverso quelli che sono i visceri cavi. La novità sta nel fatto che noi abbiamo tutte le attrezzature possibili per far sì che il paziente possa essere trattato nella maniera più idonea, senza cambiare complesso operatorio, senza cambiare giornata, senza essere trasferita da una struttura all'altra, perché noi riusciamo con queste apparecchiature che sono veramente all'avanguardia. Per la nuova piastra sono stati investiti 4 milioni e mezzo di euro, principalmente fondi statali e regionali dedicati, ha spiegato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Qui al Policlinico della Federico II abbiamo realizzato una piastra endoscopica davvero all'avanguardia in Europa, non in Italia. Abbiamo acquistato tecnologie che consentono di fare interventi con i robot in maniera non invasiva, che consentono di controllare in via endoscopica qual è il livello di una presenza tumorale e fare contemporaneamente l'intervento di asportazione in via endoscopica o l'intervento chirurgico senza perdere altro tempo. Veramente una struttura di assoluta avanguardia che conferma che la sanità campana sta facendo una svolta assolutamente rivoluzionaria.